grande accoglienza, grande solidarietà, un grande abbraccio. Adesso man mano questo campo verrà smantellato per altre destinazioni, è così, direttore? Sì, è così. La Regione Abruzzo, oltre a partecipare alla realizzazione, diciamo così, logistica di tutto ciò, si sta occupando anche della ricollocazione nell'ambito regionale di una parte anche considerevole, perché siamo più del 10% nelle strutture alberghiere della regione. Ad oggi, con oggi, ricollocheremo presso le strutture alberghiere per il termine, per terminare il periodo di quarantena che è previsto di 7 giorni, collocheremo 201 persone nelle strutture alberghiere che ci hanno dato la disponibilità. Ecco, sono strutture del comprensorio, quelle di montagna, così per capire, insomma, dove andranno queste persone? Beh, sono le strutture che ci hanno dato la disponibilità. Al di là del comprensorio, sì, ovviamente abbiamo agito in maniera concentrica, no? Certo. Per non disperdere anche le energie per la ricollocazione, c'è una struttura a Lecce dei Marsi, una struttura a Dofena e due strutture a Montorio Albomano. Previsto l'arrivo eventuale di altre persone, quindi oppure non avete indicazioni governative? No, in questo momento non penso, anche perché la Croce Rossa ha già iniziato lo smantellamento del campo numero 1, che è quello diciamo si è formato dal persone che abbiamo già ricollocato, quindi diciamo che in progress nell'arco di questa settimana dovremmo smantellare anche il resto.